Buongiorno. In Matteo al capitolo 10 Gesù dice queste parole: Quanto a voi, cioè suoi discepoli, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Quanto valiamo noi? Che valore abbiamo? Possiamo dare un prezzo a noi stessi? È molto difficile, vero, come concetto. Se fossimo venduti come schiavi, quanto varreste oggi? Io temo di valere molto poco, ho un corpo disabilitato. Sono abbastanza avanti con l'età. Prezzo potrei avere al mercato degli schiavi? Magari un giovane forte, muscoloso, che può lavorare, una ragazza bella, magari hanno più valore. Ma questo ci riguarda poco, quanto valiamo per Dio? Questo passo ci dice che valiamo più di molti passeri. E il passero si vende per un soldo, quindi molti passeri, quanti soldi, noi valiamo di più. Ma c'è un passo che ci dice quanto valiamo e si trova nella prima lettera di Pietro, al capitolo 1, dove Pietro, considerando il valore dell'uomo, si chiede: quanto vale? E parla di cose del mondo, cose corruttibili, l'argento. Per esempio, tutto l'argento del mondo, agli occhi di Dio, vale un credente? E l'argento ha valore, tutto l'argento del mondo. Io non valgo tutto l'argento del mondo. Chi pagherebbe tutto l'argento del mondo per me? E probabilmente neanche per te. Eppure sembra dire che Dio abbia guardato l'argento del mondo e abbia detto: no, troppo poco. Ma allora tutto l'oro del mondo, e l'oro vale, l'oro è ricco, l'oro è bello. Io non valgo tutto l'oro del mondo. Ma Dio ha guardato l'oro e ha detto: troppo poco. E ha dato un altro valore. Pietro dice: voi siete stati riscattati dal vado modo di vivere tramandato dai vostri padri con il prezioso sangue di Cristo. Sapete cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che Dio ha visto Cristo, che vale più dell'argento, più dell'oro, più di molti passeri, e ha detto: tra
L'uomo tra Antonio e Sara, Giuseppe e Roderico e quello che volete, Otello, tra loro e Gesù. Beh, cominciamo a capire, questo è il valore che hanno. Ma io danneggio Gesù. Io faccio pagare a Gesù. Cioè, Dio ci valuta più di Gesù? E beh, ha mandato Gesù alla croce, non me, non te. Lo capisci quanto ti ama Dio? Lo capisci quanto vali per Dio? Quanto vali agli occhi del Signore. Quest'oggi ringrazialo perché tu vali molto più di molti passeri, molto più di tutto l'argento e di tutto l'oro del mondo. Tu vali il sangue di Cristo, la crocifissione, la passione di Cristo. Così vali tu. Io ti benedico.